darci questo, la sapienza. E vorrei ringraziare tantissimo il professor Ugo Bosi, che ci ha portato qua e certamente comune tutti i vostri collaboratori, perché per noi è anche un grandissimo onore e un piacere di essere qua, perché vorrei proprio anche dire che in qualche modo siamo in un paese dove sono nati originalmente anche i fatti dei fratelli Grimm, perché questa mostra è nata proprio grazie ad un'idea dell'autrice Vive Noor, parlando di portare questa mostra qui in Italia, abbiamo pensato come trovare un legame che si potrebbe collegare per più senso di fare proprio questo progetto per l'Italia. E proprio come ho detto che tante parti scritti da Pasile poi sono dati ispirazione ai fratelli Grimm. E così artisti estoni, 20 artisti estoni hanno potuto scegliere per questo progetto un tavolo dei fratelli Grimm e interpretarlo come volevano loro. Quindi anche da questo punto di vista è stato molto bello per artisti, perché non è spesso che capitano questo tipo di progetti. Grazie al Ministero della Cultura estone che ha dato anche appoggio finanziario per questo progetto, quindi è nata questa mostra. Dobbiamo dire che questa forma dell'arte, come ha detto anche il professor Bosi, è proprio molto, molto ben sviluppato in qualche modo in Estonia, perché il professor Vive Noor, sue opere sono lì in angolo e forse alcuni hanno già visto sul poster anche questa piccola cappuccetta rossa. Lei è uno dei più noti professori anche che insegna questo tipo dell'arte in Estonia a studenti da tutto il mondo, Giappone, italiani, quindi tantissimi paesi nordici. E adesso per esempio hanno, mi sa che 3-4 mostre che girano il mondo, in Stati Uniti, una in Russia, alcuni in paesi scandinavi, e in qualche modo si è sviluppato questo modo di raccontare le fabbie oppure le storie che sono state scritte originalmente per bimbi in modo come li vediamo noi come adulti. E proprio anche l'idea della curatrice è stata di portarci in qualche modo dietro in infanzia, dove tutti noi abbiamo letto le fabbie, le storie dei fratelli Grimm, e forse adesso vederli con i nostri occhi dei adulti. E certamente, infatti ognuno forse trova il suo, ci sono quelli più piccoli, quelli più grandi, quelli più adulti, quelli più giovani, e ognuna certamente spero che trova la sua storia in questi quadri. Però penso anche che il miglior modo di capire questa mostra è di vedere. E se ce l'avete domande sono molto lieta di rispondervi, e se avete le domande più particolari, quindi venite da me e provo di dare il mio meglio. Certamente porto anche saluti dei curatrice Vive Noor, che purtroppo non poteva esserci, e anche l'ambasciatrice o ambasciatore estone a Roma, Celia Marina Scappa, che anche purtroppo per motivi di lavoro non poteva venire stasera, però vi saluta tutti e ringraziamo tutti tutti voi per essere qui e vi auguro buona visione. Aveva un fiore
perché si gli montare con me su rock and roll del sesso, ma gli rimando le disse son 50, 50. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 ma aveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Adesso siamo in sette, marmocchi su cera e noi due, e per compenso sgogo soltanto e tutto senza sesso. Credevo, ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava. L'altra di Lubischero, i sensi atrofizzati, in dormiviglie indotte, l'ombrico e la mela. Per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro del mischero, la mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipriante gole, per scrivere poesie. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio, il mondo fuori stanza, mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite. E sono. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando all'angolo.
carnavale, tu mi lasciando con una promessa, cantando, aspettami, ritornerò. È carnavale, io ho visto il tuo culetto allontanarsi, ho urlato, è certo, ti troverò. Per vicoli e potere ho mosso il mio delirio e controllato la maschera. Se oggi mi abbandono tra le tue braccia, tu non vorrai fuggire dai miei abbracci. Mariella, Mariella, Gisella, Gisella, Tecla quanto sei bella, Tecla quanto sei bella. E poi domani saremo uniti nell'estasi di sesso con tanto amore. Mariella, Mariella, Gisella, Gisella, Tecla quanto sei bella, Tecla quanto sei bella. Purtroppo io sono maschio e tu femmina, e il mondo non accetta strane unioni. Mariella, Mariella, Gisella, Gisella, Tecla quanto sei bella, Tecla quanto sei bella, Tecla quanto sei bella. Se oggi mi abbandono tra le tue braccia, tu non vorrai fuggire dai miei abbracci. Mariella, Mariella, Gisella, Gisella, Tecla quanto sei bella, Tecla quanto sei bella. E poi domani ancora saremo uniti nell'estasi di sesso con tanto amore. Mariella, Mariella, Gisella, Gisella, Tecla quanto sei bella. Farfalle filigranate in vetri di Murano questi giorni di stasi e di attese, queste notti di sonni convulsi,
brutali desideri di muovere la vita. E ancora non si fermano, pensieri endecasillabi, domani, ieri, sbalzati fuori del presente. Apro il sipario sui mondi paralleli, tra patatine fritte e birre popolari. Scovo puttana priva di spocchia dietro lo schermo piatto, come da un altro mondo la sua vocina aliena sberleffa: amor, amor. Accartoccio speranze e delusioni, implico sigillato, destinatario il mio destino. Ometto la linguella di chiusura, sigillo mi fu negato. Sconfino nel banale, lì dove un notiziario intitola che non c'è festa a Capablanca. Spiaccicata scandalosa memoria, non più brillo d'entusiasmi contro me stesso, trucido pirata, incatenate anamsi alla ruota della tortura. Vorrò misura, saldo tra passioni e delusioni, gemme, tempeste, inganni. Fin quando, in sconveniente epilogo, folle apoteosi d'una mia poesia, sarà farfalla incastonata, mosaico decorativo, sul girotondo opaco di una coppa. Il battito. T'ho scorta, martoriarmi con l'amico. Ho consumato suole per seguirti. E tu, il fin di quel dolore, andavi a sperperare la tua pace. T'ho vista. Come sempre un film di fiori, lo sguardo aguzzo, facciatamente trasparente, carta velina che copriva la tua ansia. Ti udivo, soliloqui di insulti anatemi, precettori di suoi molesti, il pianto di un presente che ti pareva non aver mai fine. Ho consumato le suole delle scarpe, la vista aguzza, recettori di suoni molesti, mentre il divino, lentamente, tornava negli abissi del suo nulla. Collima il mondo nei contrari, aliena è solo la speranza. Perché si di montare del sesso, ma di rimanere.